Buonasera anche dal TGN, benvenuti a questa edizione. La pandemia ormai sembra proprio che stia davvero arretrando e per questo sono in arrivo misure meno restrittive per il contenimento del contagio. Grazie al miglioramento dei vari parametri, dall'11 febbraio infatti sarà tolto l'obbligo delle mascherine all'aperto, si va anche verso un aumento della capienza negli stadi, ma tutto questo stride forse un po' con l'obbligo di presentare il Green Pass per tutti i lavoratori over 50, questo a partire da martedì prossimo. Ma vediamo una sintesi delle nuove misure nel servizio di Michele Lanati. Via le mascherine all'aperto dall'11 febbraio, ma con l'obbligo di continuare a utilizzarle in caso di assembramenti. Stadi pieni al 75% da marzo, discoteche che si preparano a riaprire, mentre la curva dell'epidemia continua a scendere rapida e si riducono anche i ricoveri dei bambini. Il numero dei decessi resta invece elevato, ma risente ancora dei valori alti dei casi all'inizio del mese. Nel complesso la pandemia è entrata in una fase nuova, discendente. A sottolineare il nuovo corso è l'arrivo dell'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, che dall'11 febbraio non renderà più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto, ma bisognerà comunque portarle sempre in tasca per proteggersi in caso di assembramenti, mentre resta l'obbligo di indossarle al chiuso. Si preparano a entrare in una fase nuova anche gli stadi, nei quali il 1 marzo la capienza sale al 75% per le strutture all'aperto e al 60% per quelle al chiuso, come annunciato dal Ministro Speranza e dalla Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. Se la situazione epidemiologica lo consentirà, potrà anche essere avviato un percorso per portare la capienza degli impianti al 100%. La gradualità è d'obbligo, considerato che, nonostante la tendenza positiva, i numeri dell'epidemia sono ancora alti. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali osserva che, su base settimanale, i ricoveri nelle rianimazioni sono stabili al 15%, mentre nei reparti ordinari si osserva una leggera risalita al 19%, con un incremento dell'1%. In flessione, invece, i ricoveri dei bambini, rimasti finora stabili rispetto a quelli degli adulti, rileva l'Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani. La situazione nel complesso non è omogenea in Italia e i casi di Covid-19 nelle regioni meridionali non diminuiscono in modo molto significativo e in alcuni casi si registra un seppur contenuto aumento. L'arrivo di misure meno rigide viene salutato con favore in Consiglio regionale dal Partito Democratico, che però avverte, insomma, stiamo attenti, la prudenza non deve non esserci perché, insomma, il virus c'è ancora. Sentiamo il capogruppo del PD in Consiglio regionale. L'allentamento delle misure di contenimento del virus va salutato con favore e con soddisfazione, perché significa che le misure fin qui adottate stanno funzionando a partire dalla diffusione dei vaccini. Credo anche però che ci voglia ancora prudenza, perché finché i contagi non si saranno ridotti al minimo o speriamo addirittura azzerati, va mantenuta tutta l'attenzione possibile, a partire dall'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi e dal mantenimento dello stato d'emergenza. Quindi dare l'impressione di un liberi tutti fin da questi giorni credo che non sia corretto. Bene fa il governo quindi a procedere per passi e dare indicazioni di ottimismo ma anche di grande prudenza. Credo che fin qui questo atteggiamento abbia pagato e continui a dare dei messaggi positivi ai cittadini. Cambiamo argomento, la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge che introduce la tutela dell'ambiente e della biodiversità nella Costituzione. Con le 4 letture necessarie per modificare la Costituzione, adesso la legge è definitivamente approvata senza bisogno di passare dal referendum. Il testo del disegno di legge prevede la modifica della Costituzione agli articoli 9 e 41. Nel primo, in cui si precisa che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e la tecnica, è stato aggiunto anche che tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Questa è stata la modifica dell'articolo 9, mentre l'articolo 41 dice che l'iniziativa economica è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. E a questo viene aggiunto anche alla salute e all'ambiente. Quindi una modifica sicuramente molto importante, che viene salutata con favore ad esempio dalla Commissione Ambiente del Consiglio regionale Lombardo. Sentiamo a questo proposito il Presidente Riccardo Pase. Finalmente abbiamo in Costituzione l'ambiente. All'interno dell'articolo 9 è stata inserita la biodiversità. È fondamentale questo percorso quando si parla di sviluppo sostenibile.
tutti si riempiono la bocca di ambiente, ma metterlo in costruzione darà forza al percorso. Quando si parla di sviluppo sostenibile, mettere la biodiversità è fondamentale, perché è quello che tutelerà le future generazioni. Nel nostro paese, in Italia, le biodiversità sono fondamentali. Abbiamo un territorio così diversificato ed è una nostra caratteristica ed è un nostro pregio. Un pregio a livello mondiale. Quindi manteniamolo e metterlo in costruzione è stato con grande forza. Sono contentissimo di questo risultato. Come Regione Lombardia ci battiamo da questo da tantissimo tempo. La mia commissione si occupa di biodiversità e quindi sono contento di questo percorso, finalmente direi. Sempre sull'ambiente, in crescita lo smaltimento illegale di fanghi da depurazione. E a denunciarlo sono i carabinieri forestali della Regione Lombardia. Nel 2021 in ambito ambientale sono stati quasi 1500 i reati perseguiti. Vediamo. Sono stati 36.047 i controlli effettuati in Lombardia nel 2021 dai carabinieri forestali e quasi 9,5 milioni di euro il valore delle sanzioni emesse. A fronte di un numero così elevato di controlli, sono stati perquisiti 1.465 reati e denunciate 1.256 persone, segnalando una crescita rispettivamente del 13 e del 16% nell'ultimo quadriennio. Gli illeciti amministrativi sono stati invece 2.624. Quasi la metà dei reati perseguiti ha riguardato la tutela della fauna e lo smaltimento di discariche e rifiuti. In misura considerevole anche gli interventi in materia di tutela del territorio, 17%, incendi boschivi, 11%, e inquinamenti, 4%. Tra le operazioni più rilevanti si segnalano 6 arresti in provincia di Pavia e il sequestro preventivo nel Bresciano di una società da 12 milioni di euro specializzata nel recupero dei fanghi di depurazione. Nel complesso sono in aumento gli smaltimenti illegali. È di ieri però la notizia dell'approvazione definitiva in Parlamento dell'inserimento in Costituzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. È sensibilmente potenziata la tutela dell'ambiente e della salute nella nostra Costituzione con l'inserimento di specifiche previsioni negli articoli 9 e 41. Un grande risultato nell'interesse di tutta la cittadinanza, che può contare in questo modo anche sull'impianto costituzionale per avere una tutela dell'ambiente e della salute ancora più forte ed efficace. Sempre a proposito di ambiente, anzi in realtà di energia, il gruppo O2A Life Company insieme al Politecnico di Milano si sono fusi in un'associazione, in una partnership per lo sviluppo di iniziative di innovazione, ricerca e formazione del settore energia e utilità. Il modello di partnership sottoscritto oggi nella sede di Piazza Leonardo del Politecnico si basa sulla stipula di 2 accordi per un valore complessivo di 8 milioni di euro e della durata di 5 anni. A questo proposito sentiamo Ferruccio Resta, che è rettore del Politecnico, e Renato Mazzoncini, che è amministratore delegato di A2A. Allora, noi oggi abbiamo firmato un accordo tra un'università e un'impresa che si occupano di energia. Quindi abbiamo firmato contenuti e contenitori. Contenuti vuol dire ricerca sull'idrogeno, ricerca sulle energie rinnovabili, ricerca sui rifiuti, sull'acqua, sulle batterie, che però poi devono arrivare a dei brevetti e a dei prodotti, in modo che A2A e tutte le filiere delle piccole e medie imprese lombarde e nazionali potranno poi sviluppare. Il tutto poi in un contenitore. Recuperiamo 2 gasometri abbandonati, oggi davvero dei ruderi industriali, per mettere lì una grande comunità fatta da giovani ricercatori, da giovani studenti, ma da professionisti, da imprese e da professori e ricercatori universitari per questi obiettivi. Stiamo parlando molto di mobilità elettrica, stiamo parlando del fatto che in Italia bisogna costruire almeno una gigafactory per avere le batterie, perché senza le batterie tutta la transizione energetica sarà ferma, e in Italia non abbiamo nessuna materia prima per costruire batterie, non abbiamo litio, non abbiamo cobalto, non abbiamo nickel. Allora come possiamo fare? L'unica soluzione è creare delle filiere di riciclo a fianco della gigafactory, riciclo di batterie, cioè quando arriva una batteria dalla Cina su una nostra auto elettrica gli si toglie il passaporto, quella batteria rimane in Italia a fare il suo lavoro per i suoi 8-10 anni sull'automobile e poi deve entrare in una filiera di riciclo.
Questa appunto questa nuova partnership, ma al momento il problema che interessa di più tutti gli italiani è il caro bollette, il caro energia. A questo proposito sentiamo il sindaco di Milano e poi il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana. Sala dice Milano sta già facendo di tutto per risparmiare, ad esempio sull'illuminazione di più non può fare. Fontana invece dà una sprone al governo per chiedere un ribassamento dei prezzi delle materie prime. Sentiamoli. Adesso il fatto di spegnere, disilluminare alcuni monumenti, e noi lo faremo domani, insomma è un segno simbolico, ma anche per richiamare l'attenzione ovviamente del governo. Tra l'altro Milano è già molto molto a LED, quindi non è che si possa fare granché che ridurre il livello di utilizzo, però è chiaro che questo va a discapito della qualità del servizio, quindi è un problema su cui io purtroppo non riesco a trovare una risposta efficace nella gestione delle illuminazioni di tutto quanto pertiene al comune. Bisogna lavorarci, ci stiamo lavorando con tutti gli altri sindaci. Questo appunto il sindaco di Milano. Adesso invece sentiamo il governatore lombardo Attilio Fontana, che come dicevamo chiede al governo in qualche modo di adoperarsi di più per calmierare i prezzi, questo attraverso le materie prime che arrivano dagli altri paesi. Sentiamolo. Credo che il governo stia facendo una parte importante, che è quella di cercare di calmierare queste bollette, ma poi credo che il problema sia da trasferire in maniera forte all'Europa. Come l'Europa ha dimostrato di essere in grado, per esempio, nell'approvvigionamento dei vaccini, nella fase dell'inizio della campagna vaccinale, si è stato in grado di recuperare, così deve contrattare con i produttori di energia per cercare di calmierare i prezzi, perché è fuori di dubbio che è una situazione che non può essere risolta soltanto dal nostro paese. Cambiamo argomento, un drone ha sorvolato il castello Sforzesco di Milano per riprendere i danni provocati dalle fortissime raffiche di vento che si era abbattuto su Milano appunto lunedì. I vigili del fuoco, servendosi delle riprese aeree, hanno così cercato di stabilire quali sono gli interventi di messa in sicurezza più urgenti, oltre a mappare tutti i danni sulla copertura. Le raffiche hanno sfilato diversi coppi delle tettoie delle merlate, hanno divelto il pennone del torrione di Santo Spirito. A verifiche ultimate sono stati riaperti anche i musei e tutte le porte d'ingresso, tranne quella sul lato di Piazzale Cadorna, la parte più colpita insieme a quella dove svetta la torre del Filarete. Ora torniamo a parlare dello stadio vecchio, dello stadio nuovo, perché c'è a questo punto il sì ad un dibattito pubblico sulla costruzione del nuovo stadio e sull'abbattimento di San Siro, che veda però coinvolti anche le società coinvolte, cioè Milan e Inter. Queste sono le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, sentiamo. Si accende il dibattito attorno alla costruzione del nuovo stadio di Milano. Il tema, oltre alla realizzazione del nuovo impianto, riguarda la demolizione o meno di San Siro, con varie personalità e semplici cittadini che si sono già schierati apertamente contro l'abbattimento del vecchio storico stadio. A dire sì alla possibilità di un confronto pubblico, oggi è stato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. È possibile che venga avviato un dibattito pubblico? Io di più non so dire, perché quello che la Giunta doveva fare l'ha fatto. Dopodiché è chiaro che se una parte della politica, una parte della società esprime contrarietà o distinguo, il dibattito può servire per questo e le squadre devono essere partecipi di questa discussione. Dopo la delibera di conferma dell'interesse pubblico varata dalla Giunta milanese all'inizio del mese di novembre 2021, Sala ha specificato che ora i due club devono presentare il progetto di fattibilità sulla base delle restrizioni imposte. Nel frattempo però c'è chi si sta mobilitando per indire un referendum che permetta di conoscere l'opinione dei cittadini. Noi vogliamo chiedere ai milanesi quello che è il futuro di un loro bene. Per questo venerdì 11 in Piazza della Scala presenteremo i due quesiti referendari, uno abrogativo e uno propositivo, sulla delibera del 4 novembre del 2021, perché siano i milanesi a esprimersi sul futuro di un bene che è di loro proprietà.
La cronaca, arresti domiciliari nei confronti di due cittadini italiani pregiudicati di 52 e 55 anni ritenuti responsabili del furto di una Porsche compiuto in via Pontaccio in zona Brera lo scorso 5 settembre. L'ordinanza è stata eseguita questa mattina dalla Polizia di Stato al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. Il furto era avvenuto intorno alle 20 quando tre uomini erano giunti a bordo di una utilitaria in via Pontaggio dove era parcheggiata l'auto sportiva. L'indagine svolta dai poliziotti del commissariato centro si è articolata nell'acquisizione di visualizzazione delle immagini della videosorveglianza della zona. Tutto questo grazie anche a mirati servizi di osservazione e pedinamento nella raccolta di informazioni testimoniali e nell'analisi del traffico telefonico. Mentre è stato arrestato un 26enne italiano di origine maghrebina, i fatti della rapina risalgono a fine settembre. Tutto questo era cominciato con lo scippo di una collanina, che poi era diventato una rapina in punta di coltello, seguita da un inseguimento a due fendenti vibrati da uno degli assalitori. Tra il 24 settembre e il 25 di settembre, una turista statunitense di 29 anni, insieme a un suo amico italiano, erano stati puntati all'esterno della discoteca Tocqueville, seguiti a piedi fino a via Massimo D'Azeglio, e da lì era entrata in azione la coppia di predoni. Dopo aver preso le collane alla ragazza, i due avevano puntato una lama ai due amici e si erano fatti consegnare anche la borsa. Poi i rapinatori erano fuggiti a piedi verso la stazione Garibaldi, ma al loro inseguimento si erano lanciati sia il 28enne sia un poliziotto fuori servizio. Li avevano raggiunti, ma la vittima era riuscita a recuperare una delle due collane. Il complice però aveva tirato fuori il coltello e aveva colpito il 28enne e anche l'agente. Cambiamo ancora argomento, i dati di questi giorni mostrano un inquinamento davvero alle stelle, la causa lo sappiamo è fondamentalmente la mancanza di pioggia e su questo si è espresso anche il governatore lombardo Attilio Fontana. I dati di questi giorni sono purtroppo il frutto che da più di 60 giorni nella nostra pianura padana non piove, quindi è chiaro che sono la causa di questa serie di situazioni climatiche che si vanno ad aggiungere alla situazione morfologica di una delle zone purtroppo in Europa che è più difficile che con più difficoltà può risolvere i problemi legati all'inquinamento. Un dramma sempre più invisibile è il traffico degli esseri umani, per lo più donne avviate alla prostituzione nel tempo della pandemia. Se ne è parlato in un convegno organizzato a Milano da diverse associazioni, proprio nella giornata mondiale dedicata alla lotta contro la tratta. Sentiamo Anna Maria Braccini. Un dramma nel dramma è il traffico di esseri umani in tempo di pandemia. Questa è la definizione più chiara e immediata delle tante questioni, ma meglio sarebbe parlare di ferite aperte, affrontate nel convegno promosso dal Centro Pime, da Caritas Ambrosiana e da Mani Tese, nella giornata mondiale della lotta contro la tratta. Titolo dell'incontro 2022, moderato dalla giornalista Anna Pozzi e che si inserisce nel percorso di avvicinamento al Festival della Missione, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre prossimi a Milano, traffico di esseri umani e nuove schiavitù. L'impatto devastante del Covid sulle vittime in Italia e nel mondo. È un'esperienza tragedica, cioè una vita vissuta proprio di un inferno, della tratta, di abuso sessuale, violenza, dall'attraversato del deserto, Libia, arrivare anche in Italia. È stato proprio un momento in cui ho preso anche tutto, anche la mia dignità. La pandemia ha impattato moltissimo, creando maggiore vulnerabilità nei più poveri, come sono le vittime della tratta, diventate tali anche all'interno del loro paese di origine, con uno spostamento della schiavitù nel mondo virtuale, ha spiegato Fabio Agostoni della comunità Papa Giovanni XXIII e già membro del Consiglio ONU per i diritti umani di Ginevra. Vulnerabilità e invisibilità sono i due pilastri di ciò che sta ora accadendo a Scandito. Infine Vito Mariella, vice direttore di Caritas Bari Bitonto ed educatore dell'associazione Micaela Ollus, illustra la situazione in Italia. Alcuni registrano anche delle presenze in meno sulle strade, ma questo non significa che il fenomeno stia pian piano scomparendo, anzi forse sta assumendo nuove forme, si pensi in particolar modo a quello che sta accadendo negli appartamenti, con l'indoor. In questa pandemia chi era invisibile è diventato ancora di più invisibile.
Se volete approfondire queste altre voci intervenute al convegno, vi segnalo che tra poco alle 20.15 su Chiesa TV andrà in onda la striscia quotidiana La Chiesa nella città oggi, a cura di Anna Maria Braccini, interamente dedicata al tema. Con questo davvero tutto mi fermo, dopo la sigla ci sono le previsioni del tempo come al solito, a seguire il nostro notiziario sportivo con Massimo Scarizzi e poi serata di calcio come tutti i mercoledì, Michele Marchetti e i suoi ospiti. Arrivederci, buona serata.